Allora, una delle domande più frequenti è cosa utilizzi per fare le tue doll? Allora, diciamo che gli strumenti sono, cioè, tantissimi o pochissimi, poi a seconda di come uno è abituato. Io uso prevalentemente il taglierino, questo taglierino, che però ieri, come potete vedere, mi si è spezzato in due. E quindi me lo sono ricomprato subito perché non si può vivere senza taglierino. Poi, questo strumento con due punte, una tonda, una un po' più grande e una un po' più piccola. Poi uso spesso questo che è a punta tipo un ago e da questa parte è fatto in questo modo. Poi vediamo un po'. Questo strumentino di legno che è usato per le unghie, è una cosa che si usa per le unghie, vi faccio vedere la confezione, che è questa, la confezione sua, questa qua, che è un boh, insomma, per le unghie. E poi mi sono comprata questi strumenti di tortura. Questi strumenti di tortura che non è che li utilizzo proprio tutti, utilizzo spesso questo perché ha un po' di precisione. Uso questo qua lo uso spessissimo e poi boh, insomma, questi un pochino meno e poi vediamo un po'. Poi basta. Ah, sì, una cosa molto importante è questa qua. Aspettate che cerco di inquadrarla, questa cosa qui che serve per stendere la pasta. Io la uso per stendere il fimo perché a mano non mi riesce.